Ora si Giusto? registrerà la conferenza. Buona lezione a tutti e chi può passi il link perché io da questo momento in poi non posso più passarlo. Buona lezione. Grazie. Ma lo mando io per l'ultima volta. Sì, Vediamo magari un po'. anche se c'è Mefisto o qualcuno che ogni tanto lo manda. Ah, Lili, Fifi e Lulu, gli dice. Va bene. Allora, vediamo un po' le mani. Allora, il tema era le soluzioni, le mezze soluzioni e poi le quicco qua. Ho chiamato il quicco qua, praticamente sono le papere che vengono fatte dai giocatori che in un contratto dove evidentemente o giocando in fretta o analizzando male la mano si finisce per andare sotto. La vediamo fin da subito, fin dalla prima mano. Vediamo nord apre un quadri, est dichiara passo, sud dichiara un cuori, ovest dichiara passo. Nord dovrebbe dichiarare usenza. È vero, c'ha due cartine di cuori, ma ha una mano tendenzialmente bilanciata. Qualcuno ha dichiarato due quadri, ma è corretto dichiarare usenza. Est dichiara passo. Chi si dichiara con le carte di sud? Beh, con le carte di sud adesso bisogna fare una dichiarazione forzante che chieda soprattutto al suo compagno che ha la mano bilanciata se per caso ha tre carte di cuori. E questa la si usa, si fa, viene chiamata check back oppure rudy per chi fa la rudy, è interrogativo e chiede al compagno di chiarire la sua mano. E il suo compagno dirà due quadri, che vuol dire mi dispiace ma non ho tre carte di cuori e ho la mano minima. A questo punto sud conclude la dichiarazione a tre senza. Beh, questa è la dichiarazione. E vediamo un po'. Est può decidere. C'è chi ha attaccato picche, c'è chi ha attaccato fiori. Vediamo un po'. Questa è una mano praticamente dove il dichiarante, la prima cosa da fare è contare le prese. Avete due prese di fiori. Attenti, una presa di cuori di sicuro e a quadri potete farne quattro. A meno che non si trovi la 5-1 a quadri, ma vedete che una divisione normale con fante 10 al morto e re dama quindi in mano si dovrebbero fare 4 quadri. Ora, se voi fate 4 quadri con una divisione normale, 3-2 o 4 anche con la divisione 4-2 in mano di avversario, 3-3 si fanno 3 quadri, 2 fiori, 2 picche e una cuore. E sono 9 prese. Chi ha provato a fare le prese giocando sulle cuori praticamente ha fatto già una valutazione errata, perché è quasi sempre che dovrebbe garantire meglio le prese. Cuori, certo, anche le cuori potrebbero fare le prese, ma no, però le cuori è ancora una situazione incerta. Invece a quadri è più sicuro. Ma come si fa in questa mano? Questa mano qui, se qualcuno prendesse di mano l'attacco, e vedete, e adesso gioca a quadri, se gli avversari lisciano, e giochiamo ancora quadri e gli avversari mi lisciano ancora. Guardate poi che guaio mi sono messo adesso. E adesso vedete che ho un solo ingresso in mano. Adesso comincio a sudare. Allora, perché gli avversari mi hanno lisciato due volte e adesso io sono pieno di pasticci. Posso entrare una volta con la bicchiere, però le quadre ormai le ho bruciate. Adesso devo passare alle cuori, sperando che tutto vada bene e che trovi il miracolo. Ma qui la mano è stato commesso un errore fin dall'inizio. Classico errore che io chiamo quicco qua, è una papera. Perché se voi contate di fare quattro prese di quadri, la prima cosa da fare è prendere al morto con il re di fiori. Ora fate lo stesso gioco, quadri. È chiaro che se gli avversari prendono, ho tutti i passaggi, ma mettiamo che mi liscino e io gioco ancora quadri e mi liscino ancora. Ma vedete la differenza? Che ho ancora due ingressi in mano. Rientro in mano con il re di picche e continuo giocando quadri. Dopodiché riuscirò a realizzare le prese che mi servono perché ho l'ingresso di asso di fiori in mano che ho conservato stretto per poter incassare i due quadri. A questo punto farò quattro quadri, due fiori, due picche e una cuore. Quindi, vedete, non è una mano complicata. Però chi è che complica la mano? La complica chi con disattenzione o illudendosi di fare le prese giocando sulle cuori oppure non immaginando che gli avversari potrebbero lisciare fanno 10 di quadri, perché tutto il problema è questo, non dobbiamo pensare che gli avversari ci prendono subito.
Va bene. Mano numero due. Mano numero due è stato di usanza. Sud dichiara passo, ovest dichiara due fiori, nord passo, est dichiara due cuori e ovest dichiara tre senza. Bene, questa è la dichiarazione. Adesso tocca a Sud attaccare. Sud si trova con una bella sequenza a cuori, ha fatto bene a non intervenire in zona. E adesso dalla dichiarazione est ha detto di averle cuori, ma chi se ne importa? Con re, dama, fante, 10, 15, l'attacco a cuori è obbligatorio lo stesso in questo caso qui. Ora, il ragionamento che deve fare dichiarazione è proprio questo, Che strano, ma attaccato a cuori, c'è qualcosa nel seme dove ho dichiarato di avere la quarta, no? Quindi qui deve sentire la puzza che questo qui avrà attaccato con una sequenza anche abbastanza lunga. Lunga quanto? Non si sa, perché noi andando a contare i pesi, intanto noi sappiamo che faremo probabilmente 5 quadri, una cuori, una picche, una fiori sono 8 prese. Da dove viene fuori la nona? Beh, la nona può venire fuori dall'impasto di fiori, la nona può venire fuori dall'impasto di picche. Vedete, strade per poter fare la nona presa ce ne sono diverse. Intanto lisciamo la prima cuori che non ci costa nulla. Diciamo che questo torna a cuori. Piccola o non irrilevante, l'importante è vedere che nord risponde sulla seconda cuori. Adesso, nella peggiore delle ipotesi, noi sappiamo che sud ha attaccato la quinta di cuori. Ma però c'è questo pericolo che si è attaccato con la quinta, però adesso fare la passe di picche, se va bene ho vinto e se va male ho perso. E lo stesso discorso vale per le fiori. Fare la passe di fiori, se va bene ho vinto e se va male. Anche qui si potrebbero incassare i re di fiori più tre cuori. Come si gioca questa mano? Quale impasse bisogna fare? E allora la prima cosa da fare è questa qui. Cercare di procrastinare, di ritardare il più possibile la decisione su quale eventualmente la impasse di fare. La logica direbbe incassiamoci le quadri prima. Ho capito, però incassare le quadri non è che possa avere tutti gli elementi possibili. La cosa però importante è questa, che il gioco corretto innanzitutto è questo, re di quadri e piccola quadri all'asso. Se per caso scoprite questa situazione qui, attenzione, guardate che importante, eh? Adesso scoprite che Sud rifiuta quadri, bella, e dovete approfittare di questa situazione. Qui, se voi continuate quadri per poi decidere quale impasse fare, sarete fortunati se indovinate quello giusto. Se fate quello di picche avete vinto, se fate quello di fiori invece avrete perso. Invece questa mano, dopo questo miracolo, avete visto che a quadri sud rifiuta, bisogna giocare cuori e vi siete assicurati il contratto. Perché questo qui prende, potete scartare quello che volete al morto. Questo qui si può incassare altri due cuori, noi ci buttiamo via cuori, incassa anche l'ultima cuori. Vedete che io posso scartare o fiori o picche. Arrivato a questo punto, Sud che ha finito le cuori e non ha più quadri, perché l'abbiamo visto rifiutare, non può fare altro che giocare o picche o fiori. E quindi quello che sembrava che noi dovessimo indovinare a picche o a fiori, in realtà non dobbiamo indovinare nulla. Perché sarà l'avversario a giocare lì. Poi, come detto, adesso l'impasto di picche andava bene, andava male quello di fiori, ma io così, però in questo caso qui, mi sono assicurato il contratto. Mano numero 3. Sud apre il picche, ovest dichiara passo, nord dichiara due fiori. Est passo, sud dichiara, adesso qui ci sono quelli che hanno dichiarato due picche normale, tanto due fiori è forzata. Adesso qui c'è un problema, che si dichiara con le carte di nord? Perché due picche, attenzione, potrebbe ancora essere quinto, eh? Adesso nord che cosa può fare? Beh, quelli che hanno dichiarato due senza non è che abbiano sbagliato, però se si dovesse giocare senza due sarebbe meglio che giocasse il compagno. Soprattutto se il compagno ha la retta di quadri. Quindi
Quindi con quelle carte lì, secondo me non è sbagliato tirare tre cuori. Sì, è vero, qualcuno potrebbe dire, ma in questo modo qui dico di avere la quinta di fiori e la quarta di cuori. Sì, però sicuramente è una situazione migliore che non dichiarare due senza. Non possiamo dare l'appoggio a picche perché, ripeto, due picche potrebbe ancora essere. Adesso su tre cuori che cosa ci può succedere? Sì, il nostro compagno decide di dire tre senza e li rilasciamo. Se invece decide di ripetere le picche, a quel punto lì è meglio giocare quattro picche. E vediamo un po', attacco il re di quadri. Vediamo anche qui come si gioca questa mano, perché questo attacco è molto fastidioso, perché si apre subito la voragine di due perdenti a quadri. A picche non dovremmo avere problemi, però le prese sono 6 a picche, una a quadri, una a fiori di sicuro, ne faremo una a cuori di sicuro, però per fare 10 prese dovrebbe andare bene o l'impasse di fiori. Oppure l'espa di cuori, eh? Ecco, noi dobbiamo cercare adesso. Qui l'errore tecnico di questa mano, ve lo faccio vedere subito qua, è questo, quello di prendere a quadri e di battere a tu. Ecco, chi gioca così commette un errore. Chiamiamola papera, perché è vero, ha tolto gli a tu di mezzo agli avversari. Bene. E adesso che si gioca? Dobbiamo fare una base di fiori, ma abbiamo perso l'occasione perché l'ideale sarebbe provare prima con le cuori, perché se l'asso di cuori è piazzato bene, la base di fiori non è più necessaria. Però io, se ho tirato subito gli atù, adesso mi liscio con i cuori, adesso prendo il morto, e adesso che faccio? Vedete come mi sono messo da solo nei pasticci? Ho fatto prese, e adesso? Se gioco cuori, gli avversari prendono senza aver consumato l'asse. Adesso tutto dipende dall'impasto di fiori. Se gioco quadri, questi si incassano le due quadri e poi mi anticipano fiori e hanno ancora l'asso di cuori. Ecco, questa mano qui, per poter sfruttare sia le cuori che le fiori, bisognava fare un'operazione molto semplice, giocarla fino all'inizio. Allora, senza, prima ancora di battere gli atù, l'atù ci servono come ingresso. Quindi, certo, possiamo battere un giro di atù, ma uno solo. La seconda tu ci serve, adesso bisogna giocare cuori. Se gli avversari prendono, la mano è finita, perché vedete la fiori andrà a finire sulla cuore. Mettiamo che liscino, adesso prendo con il re, ora posso battere gli altri a tu. Batto ancora cuori. Come vedete, adesso qui posso anche scattare la quadra. Tolta l'ultima picca, adesso rigioco cuori. Se l'asso è piazzato bene, adesso può prendere, ma come vedete adesso la Fiori ha trovato rifugio sulla cuori vincente. Si possono incassare le due quadri, ma io ho realizzato la mano. Se andava male la pass di cuori, vabbè, avevo ancora a disposizione la pass di Fiori. E così le provavo tutte e due. Mano numero 4. Ovest apre un picche. Nord dichiara passo. Chi si dichiara con le carte di est? C'è chi ha dichiarato in modo aggressivo con il fit quinto, soprattutto con la legge delle prese totali, ci sta anche in zona, ci sta a quattro picche. Se qualcuno ne ha dette tre invitante, è chiaro che ci penserà il suo compagno ad andare a quattro. Ecco. Per chi gioca a tre picche invitante, ci può stare. L'importante è che il compagno, naturalmente, se è tre picche invitante, se è barrage, no. E dall'altra parte va a quattro picche. Va bene. Oh, mi si chiede se est liscia. Non so, beh, dopo vediamo. Allora, vediamo un po' che cosa che si fa con queste carte. Ora, chi si attacca? C'è chi ha attaccato fiori, chi ha attaccato. Beh, è chiaro che qui, questa mano qui, chi ha attaccato quadri ha regalato la presa già. E la mano non ha presentato grosse difficoltà per il dichiarante. Perché, supponiamo attacco quadri, che uno faccia la presa con il fante, scusate, fa la presa con il fante o con la donna, e voi vedete che la seconda quadra del morto va a finire sulla fiori, quindi al massimo si pagheranno due picche e una cuori. Torniamo indietro, quindi l'attacco quadri regala. L'attacco fiori, ecco, l'attacco fiori non regala perché il dichiarante, però vediamo un po', questo. Può prendere al morto, giocare subito picche. Come vedete, adesso qui c'è l'asso di picche in sud.
Adesso che faccio? Qui potrebbe giocare quasi, però vedete, anche se la sbaglia, adesso ormai la dama di picche cade sotto il re e quindi si pagherà una quadri, una picche iniziale, una quadri e una cuori. La mano interessante però, che succede con l'attacco a su di cuori? Quello che hanno fatto alcuni. Perché la mano diventa molto, ma molto delicata. E allora, vediamo un po'. Attacco a su di cuori. Ecco, bella. Ora come si prosegue? Perché adesso, con questo attacco qui, vediamo un po', ci sono quelli che hanno preso, sono andati al morto con la fiori e hanno fatto la parte di picche. Suddero ovviamente sarà su secco, ha preso e ha giocato cuore. Il compagno ha tagliato e va dato il po' e naturalmente ha giocato fiori e adesso il contratto è perduto. Perché di grande prende, batte, l'attuno ce ne sono più, farà la parte di quadri che gli va male ed è andato sotto. C'era un modo diverso per giocare questa mano? Oh, certo che c'era. Per farvi capire questa mano qui, come andava giocata, faccio una cosa di questo genere qui. Guardate, vi tolgo, la semplifico. Guardate. Vi tolgo i re di fiori del mondo e vi metto una cartina per farvi capire come la mano poteva essere fatta. Facciamo finta che 4 picche. Se non ci fosse stato il re di fiori era morto, perché quella è stata la fregata, no? Attacco asso di cuori e cuori. Fate lo stesso gioco di prima, soltanto che però questa volta ovviamente non potete più giocare dama di fiori per il re, perché il re non c'è più. Adesso cosa fate? Fate asso di fiori e fiori tagli. Ed è quello che avreste dovuto fare comunque, anche con il re al morto, fiori e fiori tagli. Fatta questa operazione, ora potete anche giocare picche. Ora non potete più andare sotto, perché Sud può anche dare il taglio al suo compagno a cuori. Ma guardate poi in che situazione adesso si trova a Nord. Ha fatto il taglio, sono finite le picche. Adesso o gioca il taglio e scarto, perché il dichiarante non ha più fiori, non ci sono né in mano né al morto, oppure gioca quadri. E sì, in un caso che nell'altro, la pesa di quadri non si perderà più, perché una quadri è A vederle una rimane, donna poi del tu mondo. dici tutte, ma erano facili, basta pensarci, cioè È sempre sarebbero stato più portata di tutto, ma invece uno non ci pensa. e dopo sulla donna di cuori butto via l'altra quadri. Se invece gioca quadri, ovviamente faccio una presa di fante, sempre sulla donna di cuori va via l'ultima quadri. Quindi, questa mano qui, che cosa bisognava fare? Ritorniamo alla mano di prima. Questa mano qui bisognava praticamente giocare asso di fiori e donna di fiori tagliata. Praticamente si faceva gioco di eliminazione. Asso di fiori. Prima di toccare Carlo, asso. scusa una cosa, c'è una Renata Ortona che non riesco a chiudere il microfono. Per cortesia, Renata, puoi chiudere il microfono perché altrimenti se parli ti sentiamo, che io te lo chiudo tutte le volte ma mi si riapre, grazie. Vai, Carlo. Vedete che dopo aver fatto l'eliminazione dei fiori, ora Sud può giocare quadri, ma allora praticamente viene perduta la leva del taglio a cuori. Se gioca cuori per il taglio del compagno, naturalmente si perde la leva di quadri perché il compagno, dopo aver tagliato, dovrà per forza giocare quadri o taglio e scarto. Mano numero 5. Attenzione che la mano 5 e la 6 sono due mani che vi ho messo proprio per farvi capire quando a volte le soluzioni dipendono anche dall'aiuto degli avversari. Sia la 5 che la 6 sono due mani che dovrebbero essere appannaggio dei difensori e fra poco ne vedremo. Allora, Nord apre con quadri, Est dichiara passo, Sud dichiara un picche. Ovest dichiara passo, nord dichiara un senza, sud dichiara due fiori, nord dichiara, ecco qui,
Vi ricordate qui, anche qui, praticamente interrogativa, chiede al compagno se c'è l'appoggio terzo nel seme di risposta, nel seme nobile di risposta. Ora, c'è chi gioca la scaletta dichiarando due cuori, che vuol dire ho la mano minima ma con l'appoggio terzo, altrimenti avrei detto due quadri, che significava che non ho l'appoggio a picche. Ora, mano minima con l'appoggio terzo, adesso però il sud può anche decidere di fermarsi a giocare un parziale a picche, oppure fare quello che hanno fatto praticamente quasi tutti, chiamare la marcia a picche. Si fa questo contratto? Adesso lo vediamo, con l'attacco a cuori, che succede? Ora io vi faccio vedere questa mano qui, come dovrebbe essere giocata tecnicamente dal dichiarante. Vedete che il dichiarante, cioè, sicuramente, tranne il miracolo di trovare dama fante secchi di picche, dovrà pagare per forza una presa di picche. Trovando le 3-2, dama terza, fante secondo, fante secondo, fante terzo, dama seconda, qui si paga una presa di picche, si paga una presa di cuori. Ecco, qui c'è il problema, è che a fiori, se mi rompono a fiori, qui posso anche pagare due paio di fiori, però ho la possibilità di affrancare il seme di quadri e io devo approfittare di questa occasione qui. Vediamo un po'. Attacco cuore. Est prende. E diciamo che la maggior parte, anche i GIB hanno preso e hanno giocato subito fiori. Che si fa? Guardate, bisogna vincere. Battiamo subito asso re di picche. Bene, abbiamo isolato la Zuckerman e gli avversari. Ora bisogna cercare di affrancare le quadre, sperando che siano divise. Quadri, re di quadri. Ricordate che c'è una tour vincente in giro degli avversari. E quadri, e noi la tagliamo. Se le quadre sono divise, siamo a cavallo. Non sono divise, purtroppo, però abbiamo la fortuna che Ovest non ci sottaglia perché evidentemente non ha l'ultima tour. E quindi scarta. Bene, adesso noi andiamo al morto con il re di cuori. E giochiamo ancora quadri e tagliamo anche questa. Andiamo ancora, tagliamoci la cuori al morto. E vedete che siamo riusciti a fare il nostro contratto. Perché adesso finalmente giochiamo la quadri vincente, che faccia quello che vuole. Est, che ha l'ultima tu, può tagliare o meno. E se taglia, praticamente io scarto e realizzerò il 4 di picche come decima presa. Se non taglia, vedete che è già questa la decima presa. Poi, certo, non prenderò più, però ho portato a casa le mie 10 prese. E dice: ma questo è il modo corretto di giocare a mano, ma il contratto si fa o non si fa? Questo contratto non si fa se gli avversari sono bravi, perché c'è il modo per battere il contratto. Come? Ve lo faccio vedere subito. 4 picche il contratto. L'attacco fante di cuori. Perché bisogna prendere con l'asso? Chi l'ha ordinato? Il dottore. Questa mano qui finisce. E provate adesso a fare il contratto con l'avversario che ha lisciato la prima cuori. Perché questa lisciata a cuori praticamente ci toglie automaticamente un ingresso al morto. Ora, non possiamo giocare quadri e quadri e quadri perché corriamo il rischio di beccarci lo stare. Se battiamo subito 2 a 2, guarda, battiamo subito 2 a 2. Bello. E adesso affranchiamo le quadri. Certo, abbiamo ancora l'asso di fiori al morto, ma quello sarà il nostro unico ingresso. Se le quadri sono 3-3, avremo vinto lo stesso, ma con le quadri 4-2. Ah, adesso che facciamo? Giochiamo cuori? Perché se giochiamo fiori, qua dettaglio, ma poi come andiamo al morto? Adesso giochiamo cuori, ma se giochiamo cuori, quello che c'ha ancora l'asso di cuori mi toglie via. Anche l'ultima tu, addio. Adesso giocherà fiori, vedete, e sarò costretto ad andare sotto. Quindi vedete che diciamo, poteva affrancare le quadri senza battere l'asso di picche e si beccava il sottaglio. Vedete che non c'era realtà. Poteva rigiocare subito cuori, questa era un'altra strada, però giocare subito, immediatamente fuori, vedete che manca l'ingresso, cioè quando gli avversari ci fanno saltare l'ingresso al morto, perché vedete questa mano qui è stata fatta perché sono stati usati due ingressi al morto, uno con i re di cuori e uno con i cavalli a cuori.
se questi ci vengono meno, vediamo, se abbiamo visto che se io li gioco fuori, manca già un ingresso morto. L'ho già portato via, adesso qui mi gioca fiori, ma mi manca un ingresso morto, perché posso prendere, fare asso, rediguati, qua di taglio, rientro con il taglio a cuori, ma non ho ancora affrancato le quadri. E non riesco a incassare. Quindi vedete come la difesa era complicata. Vediamo la mano successiva. Anche quest'altra mano est apre di un senza, sud passo e ovest tre senza. Vedete? Vediamo questa mano qui. Qui stranamente attacco, è normale, è dama di fuori, c'è cioè la sequenza. Anche questa sembra una mano semplice, apparentemente, perché il piano di gioco di Lady Grand dovrebbe essere lineare, tre prese di picche, due prese di cuori, due prese di quadri, bisogna assolutamente affrancare i fiori. Ecco, quello che è successo in molti tavoli è questo, perché prendo il cuore di cuori, obbligatorio, e poi si gioca a fiori. Guardate un po', che cosa è successo? Che ci sono quelli che hanno passato il fan, chi ha passato il re, ma sia gli uni che gli altri hanno vinto. E poi hanno rigiocato fiori. Perché il piano è semplice, bisogna affrancare le fiori. Gli avversari hanno preso, ma adesso hanno un solo fermo. Mettiamo che mi tornino cuori. È benissimo, io gioco ancora fiori, gli avversari prendono. Adesso che cosa posso fare? Se questo c'è ancora cuori, incasseranno le due cuori, ma poi io posso reclamare il resto delle prese. Quindi questo contratto sembrava una cosa semplice, banale, eppure anche questo contratto si poteva abbattere e una difesa accorta poteva abbattere questo contratto. Allora, il contratto è tre senza. Come? Perché poi. Allora, attacco dama di cuore. Adesso dovete immaginare, il compagno attaccato dama di cuore, presumibilmente avrà dama fante 10, avrà dama fante lunghi, cioè abbiamo tre carte, è morto, c'è asso re secchi, è probabile che abbia 4-5 carte di cuore. Quindi, cuori, perfetto. Quando giocavano fiori, perché star bassi? Bisogna prendere con l'asso. Guardate che se il gigante avesse avuto un re fante testa non cambiava niente, ma guardate un po' che cosa succede se il gigante avesse avuto re secondo, per dire. Come in questo caso, anche re fante secchi. Ora, rigiocando cuori, vedete che salta l'ingresso al morto, come prima. E quando è saltato l'ingresso al morto, ora le fiori le può giocare come vuole di gigante, c'è ancora la dama seconda, se questo c'è il re di fiori secco, vedete, le fiori sono bruciate. Perché? Perché al morto c'è soltanto l'ingresso di asso di picche, adesso può fare i salti mortali, ma questo contratto non lo può più fare. Alla fine dovrà pagare, se gli avversari non sbagliano a scartare, dovrà pagare per forza due quadri e due cuori. Dunque, mano numero 6, vedete che quindi anche nel controgioco bisogna sempre stare attenti. Adesso vediamo un po', sud dichiara passo, ovest apre due senza, c'ha 20. Nord dichiara passo. Chi si dichiara con le carte di est? Adesso qui ci sono. Avete 12. Se l'apertura di 2 senza vuol dire 20-21, diciamo che non è da pellegrini immaginare di poter giocare allo slam. C'è chi ha chiamato lo slam con quelle carte lì. Ecco, diciamo che è chiaro che la maggior parte, tanti, quelli che hanno chiamato lo slam hanno chiamato 6 senza. Ma si fanno questi 6 senza? E vediamo subito. Immaginiamo che Nord attacchi 10 di quadri, che sembra un attacco neutro. E di grande già comincia a soffrire, perché avere asso re secchi per dama fante secchi, cioè 10 punti a quadri per fare soltanto due prese, è una cosa che dà fastidio, innervosisce. Comunque, la questione è, abbiamo due prese di picche, due prese di quadri, cinque prese di fiori, e siamo a 9, e una a cuori 10. Dobbiamo fare 12 prese, da dove le si fa? Beh, la cosa più normale è chiaro che giocare picche non ha senso, perché anche se ne affranghiamo una arriviamo a 11.
In questa qui bisogna sperare che il Sud abbia almeno un pezzo di cuore. Cioè, se il Sud ha un pezzo di cuore, o ha entrambi, cioè in questa mano qui, praticamente al 75%, io posso vincere, basta che il Sud abbia almeno un pezzo di cuore. Facendo l'impasse e ripetendo l'impasse, anche se il Nord c'è un pezzo, farà quella presa, ma io riuscirò a catturare l'altro pezzo. Se io riesco a fare 5 fiori, 3 cuori, 2 picche e 2 quadri, ho fatto le mie 12 prese. Bene, questa è la premessa. Ora bisogna stare attenti alle mezze soluzioni. Perché? Perché le mezze soluzioni? Perché quelli che hanno preso, che hanno cominciato a fare questo gioco qui, fiori e fiori, poi hanno vinto, va bene. E poi adesso dice, vabbè, adesso faccio una parte di cuori. Questo è andato male, questi altri tornano a quadri. Adesso qui va morto con la fiori. Scusate, qui su scartano le quattro, giocano ancora le fiori. Ancora fiori. E guardate poi che cosa è successo. Adesso su, il di grande gioca ancora cuori, fa la parte di nuovo, gli è andato bene, e adesso però va sotto lo stesso, perché trova il re quarto. Adesso batterà l'asso di picche, poi batterà l'asso di cuori, e poi consegna la cuori finale. C'è qualcosa che non ha funzionato, e certo, vediamo perché, la rimettiamo. Perché con un pezzo di cuore in sud la mano va giocata, ma nel modo, diciamo, più accorto. Vediamo, il contratto è 6 senza. Attacco, abbiamo detto che è quadri. Noi prendiamo. Quando giochiamo il fante di fiori, attenzione, e vediamo il nord rispondere. È una cosa importante questa. Quando vediamo il nord rispondere, noi abbiamo praticamente adesso la quasi certezza assoluta di fare tutte e 5 le prese di fiori, di farle comunque, tutte e 5 le prese di fiori, anche mangiandoci il fante di fiori con la donna. Perché? Perché se Sud rifiuta non avrò problemi, perché ovviamente vuol dire che il Nord c'ha il 9 quinto, e quindi io riuscirò poi, dopo giocando 10 fiori, piccola fiori per l'8, a fare comunque tutte le prese. Se però Sud risponde, adesso io sono al morto e faccio la parte di cuore. Guardate la differenza rispetto a prima. Questi mi giocano ancora quadri, benissimo. Io prendo collasso e adesso gioco i 10 di fiori. Attenzione, se vedo Nord rifiutare, non posso permettermi il lusso di mangiarmelo, è chiaro, starò basso. Poi giocherò piccola fiori per l'asso, per il re, e poi giocherò le cuori come ho fatto prima, sperando che Sud abbia al massimo re secondo o terzo di cuori. Ma se Nord risponde, io ho la certezza matematica, mangiandolo, di fare comunque tutte le prese di fiori. Vedete, anche se Sud rifiuta, vedete che ho la forchetta di asso 8 al morto. Ora sono al morto, gioco cuori, rifaccio l'impasto come prima, ma vedete la differenza rispetto a prima, che adesso vado al morto per la terza volta, mi incasso le fiori, e posso, e sono in condizione di rifare ancora per la terza volta l'impasto di cuore. E ora il contratto lo posso reclamare. Vedete là queste cautele, mano numero 8. Allora, ovest dichiara passo, nord apre di quadri, est dichiara passo e sud dichiara un picche. Ovest passo, nord dichiara un senza, mano bilanciata. Dunque, che si fa con le carte di sud? Sicuramente sud. La mancia non ci sono dubbi. Il problema è che questa mano qui non si sa bene se sarà utile giocare 3 senza,
se si può giocare a quattro picche, se si può giocare alla mancia o addirittura allo slam a quadri. Come si fa? Beh, innanzitutto impariamo, facciamo l'interrogativo, questo famoso due fiori dopo una parola, una patata, una carota, un senza, due fiori, chiedo, che hai? Adesso lui dirà, la prima cosa che mi dirà è se ha tre carte di picche. Se mi risponde due quadri che non ha tre carte di picche, ecco, a questo punto, attenzione, la cosa importante è questa, che se adesso voi fate qualsiasi dichiarazione a livello 3, dopo che il compagno vi ha già detto che ha la mano minima negativa con tre carte, con non più di due, con soltanto due carte di picche, tutte le dichiarazioni che voi fate a livello 3 devono essere considerate forzanti. Cioè, se voi volevate soltanto sapere, cioè, se, certo, se voi dichiarate a livello 2, la dichiarazione può essere abbandonata, ma a livello 3 no. Quindi questa mano, se voi volete forzare, no, dite tre senza ovviamente chiusura, ma se dichiarate in questa sequenza tre quadri, state dicendo, guarda che ho il filtro a quadri e sono forte. Perché avete dovuto fare questo giro? Molto semplice, perché se voi l'aveste fatta prima, un quadri, un picchio senza tre quadri, sarebbe stata una dichiarazione invitante. Invece questo passaggio a due fiori, a prescindere dalla risposta, ora tre quadri, avete creato una situazione forzante. Ora, su tre quadri il nord dirà dove prende, in genere a livello 3 si dice dove si hanno assi e re, il nord dirà tre picche, che non è ambigua, deve capire sud che tre picche viene da asso, re di picche, soprattutto viene da asso di picche secondo, perché avrebbe dato l'appoggio, ricordate, su due fiori avrebbe detto due picche con tre carte di picche. E adesso sud sa che il suo compagno sarà asso secondo di picche. E la questione diventa già abbastanza. Vedete che se adesso, dopo su tre picche, adesso dovesse interrogare, vedete che questa mano qui, proseguendo con le cubine, o anche semplicemente interrogando, adesso ci sta tutto. Ora sì che ci sta la possibilità di giocare la slam. 4-6, il suo compagno risponderà a 5 cuori, che ha due assi sui 5, ricordate che è stato fissato là 2 quadri, e adesso su può anche andare a 6 quadri. E se i quadri non è un brutto contratto, sapendo che il compagno sa asso secondo di picche e che c'ha il re di quadri, certo potrebbe essere solo quarto, però il fatto di avere l'asso secondo di picche è una cosa che è abbastanza allettante, perché si possono affrancare le picche. Vediamo adesso come va il gioco. Attacco, fante di cuori. Queste sono le mani praticamente che sembrano apparentemente abbastanza semplici, e poi invece, analizzandola un po' più a fondo, la mano si fa un po' complicata. Voi avete da perdente a fiori e lì non ci scappa, però avete questa cosa qui, che voi sapete che anche dando la presa all'asso di fiori agli avversari, il secondo onore di fiori è quello che serve per scattare la cuori del morto, e quindi praticamente abbiamo una perdente di fiori, ma non abbiamo più perdente di cuori. Basta affrancare le picche, che siano 3-3 o 4-2, la cosa non dovrebbe essere difficile. Quindi che si fa in questa mano? Adesso qui bisogna semplicemente solo stare attenti in questa mano. Quindi, il gioco è molto chiaro, qui battete pure un pezzo di quadri. Volendo potete anche farli tutti e due, guardate, potete giocare anche il secondo pezzo di quadri, tanto non è una mano, battete anche il terzo pezzo di quadri. Ora però dovete giocare picche, re di picche, non è tempo ancora, cioè vedete che non ho ancora toccato le fiori, e picche taglio. Le picche non sono ancora franche. Bene. È venuto, però noi abbiamo ancora una tu e sappiamo che quando taglieremo una picca del morto, la quinta picca del morto diventerà franca. Ora però è venuto il momento finalmente di giocare fiori. Gli avversari prendono, che sia l'uno o l'altro è irrilevante. E vedete che cosa posso fare? Diciamo che giochino cuori ancora. Bene, adesso prendo il re di cuori, mi taglio la picca e affrancando la quinta. E adesso il casso, la donna di fiori, su cui tuttavia la cuori perdente. E adesso posso reclamare le ultime due prese.
Ho sfruttato bene tutte le carte. Ma vedete, in questa mano qui, vedete, non è stato necessario andare al morto per fare l'espas di fiori, cose del genere. E poi le fiori le avete giocate proprio nel momento opportuno. L'importante era riuscire ad affrancare la quinta picche. Mano numero 9. Nord dichiara passo. Est apre un senza, sud dichiara passo e ovest dichiara tre senza, mano semplice. Anche qui molti sono caduti in questa mano qui, anche Gib, attacco dama di picche. Queste sono mani classiche, abbastanza apparentemente semplicissime. Avete due prese di picche, due prese di cuori, una presa di quadri. Basta fare quattro prese di fiori e abbiamo fatto il nostro contratto. E dice, ma non dovrebbe essere difficile fare quattro prese di fiori. No, però bisogna stare un po' attenti, vediamo un po'. Picche, diciamo che prendiamo. Adesso, attenzione perché tanti hanno giocato in questo modo qui, hanno giocato due di fiori. E quando hanno visto Sud rifiutare, adesso hanno cominciato a soffrire. Hanno messo il re di fiori, commettendo un grave errore. Perché? Perché se Nord ci pensa su e sta basso, non lo prende, guardate un po' che cosa succede in questa mano qui. Che facciamo? Rigiochiamo fiori. E Nord sta basso e noi facciamo la presa con l'otto. Diciamo che qui scarta la pizza e poi giochiamo la donna di fiori. E Nord insiste, non lo prende. E adesso? Le fiori sono bruciate, ma noi avevamo detto che dovevamo fare quattro prese, ne abbiamo fatte tre. Oh, bella. Ah, con quella stessa lista del robot è passato due fiori. Sta parlando della mano di prima, capito? Dunque, allora, vediamo un po'. In questa mano qui, adesso, come vedete, le fiori sono state bruciate. Adesso che si fa? Qui non sappiamo più che cosa fare. Alcuni hanno giocato cuori, sono andati al morto. Hanno provato a giocare quadri, passando il 10, sperando nel miracolo, ma, come vedete, i miracoli non si avverano perché Sud insiste a picche e alla fine il dichiarante va sotto. Ma torniamo indietro, 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 indietro. Questa mano qui. Veramente, anche il robot l'ha giocata così. Evidentemente non hanno saputo fare i conti bene. Abbiamo detto fin dall'inizio che noi abbiamo bisogno di fare quattro prese di fiori. Non ho detto cinque, ho detto quattro prese di fiori. Quando qui vediamo rifiutare, qui ci mette tre di fiori, ma chi vi impedisce di fare quattro prese di fiori adesso? Che cosa può fare Nord? Mettiamo che Nord torni picche. Vabbè, possiamo anche prendere con le di picchi, guardate. E adesso giochiamo la dama di fiori. Adesso può lisciare finché vuole, io continuo fiori. E adesso deve prendere. Ma vedete, se c'ha la picche, vuol dire che le picche sono divise e al massimo si fanno due picche, io ho fatto tre senza. Se non ce l'ha, vedete che ho fatto, adesso cosa gioco? Giocherà quadri, prendo con l'asso. E ho il passaggio al morto con l'asso di cuori per incassarmi le tre fiori. Non vi pare? Mano numero 10. Est apre un cuore. Che si dichiara quelle carte su? Beh, è abbastanza. Le picche sono brutte, però uno che ha 15 non può non intervenire un picche. Dire contro è sbagliato, perché se poi il compagno dovesse dichiarare due fiori, non è che siamo messi bene. Adesso vediamo un cuore, un picche. Molti con le carte di Ovest, c'è chi ha detto due cuori, chi ne ha dette tre, tipo in barrage o invitante, cioè, e Nord ha dichiarato quattro picche. Guardate un po' che cosa succede in questa mano con Nord che ha dichiarato quattro picche, che ci sta, ci sta tutto. È vero che non ha molti punti, però il compagno è intervenuto un picche e noi abbiamo 100 d'onore.
Sì. Adesso vediamo un po' che cosa succede. Attacco a cuore. Questa è la classica mano. Io chiamo la mano qui, qua, qua. Perché chiamo la mano qui, qua, qua? Perché tutti, quasi tutti, hanno fatto lo stesso errore. Avete dichiarato un contratto che non è, non tutti lo chiamano, non avete molti punti, eppure questo contratto è lì in tavola. Ma dovete farlo. Chi lo fa? Farà il top questa mano qui. Ora, la giocata classica di questa mano qui è questa qui. Tutti prendono e giocano subito l'asso di spade per buttare via la cuore, senza rendersi conto che quella è la loro fine. Adesso c'è chi ha giocato picche, è andato al morto, e ha giocato fiori, facendo un tentativo di un passo, portando la piccola, ma voi vedete che qualsiasi cosa faccia, nord prende, ovest prende, e adesso basta che giochi rosso, una carta rossa qualsiasi, cuori, che facciamo? Tagliamo? Bene. Adesso gli giochiamo ancora fiori. Questo qui prende, e adesso ci gioca quadri. Che facciamo? Tagliamo? E adesso ho tutte le fiori buone. Che ne faccio delle fiori buone? Incasso le ripicche? Gioco fiori e scarto? Vedete, se gioco fiori e scarto, questo qui taglia e ancora mi gioca quadri, mi costringe ancora a tagliare. Poi gioco ancora fiori e adesso c'è anche la promozione. Nel 9 di picche. Ma guardate un po' che disastro. Tutto perché ingordi volevamo farne 5 o addirittura 6. Questa mano qui. Abbiamo deciso di chiamare 4 picche. Abbiamo chiamato 4 picche. Benissimo, facciamole però. Dobbiamo farle. Attacco 10 di cuori. Questa mano si prende e si gioca subito fiori. Ma che vi importa? Giocate pure fiori. Che vi importa? Gli avversari prendono. Cosa posso fare? Incassare la cuori? E poi? Vedete che se vi giocano quadri, voi prendete, adesso prendete con l'asso e giocate ancora a fiori. Avete affrancato il morto. Chi vi impedirà di farle tutte adesso? Nessuno. E non c'è modo per battere il contatto. Adesso posso andare. Quindi l'incassare quell'asso di quadri significava proprio la classica mano dove mi metto sotto da solo. Perché? Perché è chiaro che giocando subito, incassando asso di quadri, se non trovo le picche divise 2-2, io qui mi sono fregato da solo. Perché gli avversari mi faranno tagliare tutte le volte che se pago due prese di fiori, mi faranno tagliare due volte al morto. E quindi adesso devo solo sperare che le picche siano 2-2, altrimenti vado sotto. Ok, ciao a tutti, Ciao, alla prossima. grazie. Grazie a tutti. Ciao, arrivederci, Ciao, ciao. Carlo, ti mando quella roba adesso. Ok, d'accordo. Ciao, Ciao, ciao. ecco fatto. Grazie, Carlo. Prego, ciao. Ciao.